Uè, ragazzi, bentornati. Abbiamo il primo blog armadietto di Salva al Mondo. Cos'è il primo blog armadietto? Il blog armadietto parlerà delle domande più frequenti sui balletti, sulle emotes, sulle coperture, sui picconi e tutta la roba estetica che già abbiamo in Battle Royale e che sarà introdotta anche su Salva al Mondo all'inizio della Season 10. Ehi, comunità di Fortnite, stiamo portando l'armadietto in Salva al Mondo. Con il lancio della prossima stagione potrete usare le danze, gli emoticon, gli spray e i giocattoli che preferite mentre affrontate la tempesta. Abbiamo un sacco di informazioni da condividere, perciò cominciamo. Cosa sarà disponibile al lancio della prossima stagione? Schermate di caricamento, musica ed emote. Le emote includono ogni categoria di emote, danze, emoticon, spray e giocattoli. Ci saranno oggetti estetici in Salva al Mondo? Stiamo lavorando duro per rendere ogni tipo di oggetto estetico pronto da portare nei tuoi incarichi contro la tempesta. Per la prossima aggiunta all'armadietto ci stiamo concentrando entrando su coperture e picconi. Quando i picconi saranno sbarcati in Salva al Mondo, tutti i picconi unici che otterrai come oggetti estetici in Salva al Mondo saranno utilizzabili anche all'interno della battaglia reale, quindi avremo dei picconi che probabilmente tutti gli altri non avranno. Magari, che ne so, arrivati al livello 131 avremo un piccone veramente tosto e ora sì che ci facciamo riconoscere, eh? Apporterete altre migliorie all'armadietto e agli oggetti estetici? Sì, ci sono numerose migliorie ancora in arrivo. Ad esempio, vogliamo usare la possibilità di usare emote nella schermata di fine missione e di chiamare le distanze dei tiri in chat quando si usano i giocattoli. Ogni emote funziona con qualsiasi eroe, ma alcune combinazioni presentano dei problemi di penetrazione e posizionamento. Correggerli sarà un processo che ci accompagnerà per tutta la stagione. Ok, già mi immagino i 1000 bug che saranno disponibili con tutti i balletti, raga. Sicuramente ne vedremo delle belle. Che approccio sta seguendo il team di sviluppo per inserire gli oggetti estetici in Salva al Mondo? Nel processo di implementazione degli oggetti estetici in Salva al Mondo abbiamo seguito diversi principi generali. Innanzitutto vogliamo che gli oggetti estetici siano completamente opzionali, proprio come in battaglia reale. Devono essere divertenti da usare in sé, senza fornire alcun vantaggio nel gioco, perché magari sarà possibile che ne so, che noi utilizziamo un certo tipo di balletto e triggeriamo anche l'intelligenza artificiale degli zombie, piuttosto che magari utilizzare un altro balletto che appunto lancia una pallina, magari faccia veramente danno a uno zombie. Quindi non devono fornire vantaggi competitivi neanche su Salva al Mondo. Dopodiché non intendiamo togliere niente a nessuno. Se possedete un'opzione estetica adesso, potrete tenerla. Terzo, vogliamo mantenere gli oggetti estetici più universali che possiamo. Vi consentiremo di utilizzare tutti gli oggetti estetici che possedete in battaglia reale, indipendentemente dal tipo, purché siano applicabili in Salva al Mondo. I tuoi emote e i tuoi picconi di Salva al Mondo saranno utilizzabili anche in battaglia reale. Possiedo ancora Cavalca al Pony? E i giocatori che hanno ottenuto Cavalca al Pony con il pass battaglia stagione 2? Sì, se possedete Cavalca al Pony in una delle due modalità, ora potrete utilizzarlo in entrambe. E poi, adesso, è una emote mobile. È vero, raga, Cavalca al Pony è una emote mobile. Quindi abbiamo la conferma che non è un bug e che è una cosa voluta. Molto divertente, anche secondo me. Vi do un consiglio, mettete in mano il barone con le perk di velocità e fate il balletto Cavalca al Pony, che andrete una meraviglia. I giocatori che hanno ottenuto Cavalca al Pony con il pass battaglia stagione 2 riceveranno anche una nuova emote mobile chiamata Trotta Cavallo, per dimostrare che ha ottenuto quel livello del pass battaglia. Quindi io sarò uno di quelli. Se non hai ancora Cavalca al Pony, puoi ottenerlo diventando un fondatore di Salva al Mondo. Quindi se non avete ancora comprato Salva al Mondo, anche se dubito che qualcuno che non abbia comprato Salva al Mondo guardi il mio video, però questo è un discorso a parte. Hey, tu, se stai guardando questo video e non hai comprato Salva al Mondo, sappi che puoi ottenere Cavalca al Pony. La cosa sicuramente è importantissima, eh? Non ci sono altre ragioni per cui dovresti comprare Salva al Mondo, per esempio perché è una delle modalità più belle, perché è costruttiva, strategica, spara tutto, possiamo sbizzarrirci e fare quello che vogliamo. No, perché c'è Cavalca al Pony, ricordatevelo. Ci saranno negozi oggetti in Salva al Mondo? Sì, intendiamo aggiungere un negozio oggetti in Salva al Mondo non appena tutti gli oggetti estetici saranno disponibili. Al momento ci stiamo concentrando sul consentire di usare gli oggetti estetici già che possiedi. Per ora dovrete comprare gli oggetti estetici attraverso il negozio di battaglia reale, finché il negozio oggetti di Salva al Mondo non sarà pronto. Quindi, raga, una notizia eclatante: avremo il nostro negozio di Salva al Mondo. Non so dirvi se sarà identico a quello di battaglia reale, solamente riportato su Salva al Mondo. In quel caso, vabbè, è sempre una cosa in più comunque. La mia idea è questa, appunto, che non sia un negozio a parte. Magari avremo qualcosa di diverso nel solito negozio, però sarà il solito negozio che abbiamo anche su battaglia reale. Che dire, fatemi sapere la vostra su cosa ne pensate della season 10. Ancora nessuno spoiler, va bene le emote, va bene le wargames, sciami di abietti, ma ancora non abbiamo nessuno spoiler, purtroppo. Io per oggi vi ringrazio di aver guardato questo video. Noi sappiate, raga, che ci vediamo domani. Hey, se vuoi passare un po' di tempo in compagnia, ti consiglio di entrare sul mio canale Twitch. In questi giorni sto andando in live e sto giocando con molti di voi. Quindi se sei il pomeriggio da solo e non sai che fare, vai in descrizione, c'è il mio link di Twitch. Ci divertiremo. Bella bella!